la famiglia cristiana, la famiglia secondo il progetto di Dio, un padre, una madre, i figli. Questo è il progetto di Dio sulla famiglia. Purtroppo l'uomo a volte pensa di saperne più di Dio e forma altri tipi di famiglia. In questo momento non vorrei neppure dedicare un istante a questi altri tipi di famiglia. Fermiamoci alla parola di Dio. L'uomo lascerà il padre e la madre e i due saranno una carne sola. E proprio da questo padre, da questa madre, nasceranno i nuovi virgulti, che saranno il segno di una fecondità. Sì, i figli sono le espressioni più belle dell'amore fecondo di un padre e di una madre. Si vogliono bene, e proprio da questo bene nasce questo figlio che è l'espressione del loro amore. A questo figlio il papà e la mamma si dedicano, lavorano, lo aiutano a crescere, lo educano, fanno tutto per loro. La società è andata avanti per secoli e secoli e secoli con questo tipo di famiglia, e noi dobbiamo convertirci a questa famiglia. Giuseppe, Maria, Gesù, una famiglia tipo a cui noi tutti possiamo guardare. Questa famiglia non è che è stata esentata da certe preoccupazioni, da certe difficoltà. Conosciamo quando sono dovuti scappare in Egitto perché Erode perseguitava i bambini. Questa famiglia lavorava come tutte le altre famiglie, portava avanti con onestà la famiglia. Sappiamo che Giuseppe era un artigiano, un factotum, possiamo dire, non solo falegname, un operaio che nella sua onestà dava lode al Signore. E Maria si occupava della casa, di tutto quello che era bisognosa la casa. E Gesù stava loro sottomesso. È bellissima l'ultima espressione del Vangelo che abbiamo ascoltato. Il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Maria e Giuseppe portarono il bambino dopo 40 giorni dalla nascita al Tempio di Gerusalemme, perché il bambino maschio, il primogenito, apparteneva al Signore, era una primizia. Il Vangelo ci parla di questi due profeti, Simeone ed Anna. Hanno preso nelle loro braccia il bambino e hanno lodato il Signore per quel bambino. Lo hanno riconosciuto, mossi dallo Spirito Santo, come il Redentore. E Simeone dice di Gesù: luce per le genti, gloria del popolo di Israele. E profetizza anche a Maria: una spada trafiggerà il tuo cuore. Ecco, noi quest'oggi vogliamo semplicemente dire una cosa: grazie, oh Signore, per averci dato questo modello. Ne abbiamo tanto bisogno. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato: per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un lungo viaggio. Per fede Sara è diventata anche madre di Isacco e madre di tutta una generazione. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. Ecco, è tutta una lettura questa della lettera agli Ebrei che ricorda l'importanza della fede. Ogni giorno dobbiamo proprio chiederci: Signore, cosa vuoi da me? Eccomi, Signore. Il Signore dice ad Abramo: mettiti in cammino, vai in quella terra che
io ti mostrerò, e Abramo si mette in cammino. Sacrificami tuo figlio, il tuo unigenito, il figlio che tu ami. E Abramo si mette in cammino per sacrificare il figlio. E così anche Sara ricevette la possibilità di diventare madre. Avere fede significa sapere, credere fermamente che Dio ci accompagna in tutto il percorso della nostra vita. Avere fede significa anche dire sì al Signore, nonostante le difficoltà, certi che il Signore nella sua infinita misericordia non ci lascerà soli, ci accompagnerà sempre con la sua provvidenza. Un augurio a tutte le nostre famiglie, soprattutto quelle famiglie dove c'è un po' di difficoltà di rapporto, incomprensione. Io accolgo te come mio sposo, io accolgo te come mia sposa, prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, di amarti, rispettarti tutti i giorni della mia vita. È una promessa solenne dinanzi a Dio, dinanzi alla società, dinanzi alla propria coscienza. Ecco, la famiglia è impostata proprio su questa presa di decisione. Ma io non ti amo più, è meglio che ci separiamo, perché dobbiamo litigare? E io dico, ma perché dovete litigare? L'amore certamente ha una sua evoluzione, ma non per questo, quella promessa solenne, e l'uomo deve essere una persona di parola, quella promessa solenne non si può buttare via perché in questo momento è modificato un pochettino il mio sentimento nei tuoi confronti. Ricordiamoci che ci si ama soprattutto con la testa, anche col cuore, ma è la testa che ti deve dire io accolgo te e voglio essere sempre accanto a te e vivo la mia vita per te nella gioia e nel dolore. E certamente la grazia sacramentale di Dio ci accompagnerà in questa presa di decisione. Si è voluto il divorzio e poi si è voluto l'aborto e fra poco si vorrà anche l'eutanasia. Sono tutte espressioni, diciamo, dell'egoismo umano. Sono leggi di civiltà, ma io mi domando che c'entra la civiltà con le famiglie che... Allora io dico semplicemente, mettiamoci nelle mani di Dio, con la forza di Dio. Cerchiamo la verità di Dio su di noi, sui nostri cari. Che il Signore ci aiuti a mantenere con generosità quello che il Signore ha iniziato, con la grazia di Dio. Amen, amen, amen.